صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة كان أبو بكر رفيق طوله إذ يقول النساء Tutto il giorno attraversiamo l'Amada, un vasto altopiano di lastre rocciose, un deserto pietroso, in costante mutamento, dove lo sguardo si ferma sul nulla. A un certo punto siamo su un terreno piatto, in un altro tagliamo un burrone e superiamo una collinetta, entrambi spuntati dal nulla. Lontano da tutto, fuori dal tempo. Al tramonto, il Sahara diventa magico. Il grande massiccio del Tassili, nel sud dell'Algeria, è conosciuto per essere il sito più vasto di arte preistorica. Ma anche qui, nel Sahara occidentale, gli stessi artisti che un tempo popolavano questo deserto hanno lasciato tracce della loro arte. Dal nulla appaiono elefanti, giraffe, antilopi, cacciatori. Decorano le pareti e le pietre di questo fantastico museo all'aperto. Testimonianze di un deserto che un tempo non lo era. Le poche ricerche archeologiche svolte negli ultimi anni permettono di far risalire questi esempi di arte rupestre all'Olocene, circa 9.000-10.000 anni fa. Un clima eccezionalmente secco li ha conservati, anche se sono necessari interventi urgenti per la loro salvaguardia. Lungo piste conosciute solo dai Sahrawi, appaiono monumenti funerari in pietra e dozzine di pannelli incisi su grandi lastre orizzontali di calcare. Animali aggraziati, alti 30-40 centimetri, scolpiti con linee estremamente pulite e naturali. Confine tra Algeria, Marocco e Mauritania. Il nostro viaggio inizia da qui, da una frontiera che rappresenta per ogni Sahrawi l'inizio concreto della propria nazione. Oltre questa colonna si apre il Sahara occidentale. Circa il 70% di questo territorio, 200.000 km quadrati, è occupato illegalmente dal Marocco. Ad est, nel restante 30%, 86.000 km quadrati, le zone liberate dal fronte Polisario. Uno stato che non esiste sulle carte geografiche, anche se questa repubblica è riconosciuta da oltre 70 paesi nel mondo ed è vicepresidente dell'Unione Africana. Il suo movimento di liberazione, il Polisario, è riconosciuto dalle Nazioni Unite come legittimo rappresentante del popolo Sahrawi. Sahara occidentale, ex colonia spagnola. Prima dell'arrivo degli spagnoli, le tribù erano numerose. 42 secondo la tradizione.
I Sahrawi, nomadi ostanziali, vivevano nell'area del Sahara occidentale dalle rive dell'Atlantico fino a Tindouf. I nomadi ancora oggi sono pastori alla ricerca delle scarse piogge, allevatori di branchi di capre o di dromedari, sempre in cerca di pascoli. La loro vita è scandita da transumanze stagionali alla ricerca delle piogge o di ciò di cui hanno bisogno: erba, sale, acqua. Il 14 novembre 1975 la Marcia Verde dei Marocchini, sino alle porte del Rio de Oro spagnolo, induce la Spagna a cedere questo territorio, suddividendolo tra Marocco e Mauritania. Inizia per i Sahrawi una lotta per l'indipendenza che non è ancora finita. La popolazione fugge verso l'Algeria guidata dal fronte Polisario. Ancora in territorio Sahrawi, il 27 febbraio 1976 viene proclamata la Repubblica Araba Sahrawi Democratica. Nel 1991 le Nazioni Unite stabiliscono lo svolgimento di un referendum di autodeterminazione per il popolo Sahrawi. Ad oggi continuamente rinviato a causa del boicottaggio del Marocco. Decine di migliaia di profughi Sahrawi vivono nella precarietà dei campi che circondano Tindouf, in Algeria. Molti di loro, a distanza di 30 anni, non hanno più rivisto i loro familiari, rimasti sotto l'occupazione marocchina. Tifariti è stata invasa, come tutto il Sahara occidentale, dal Marocco. Liberata una prima volta, riconquistata dai marocchini, nel 1979 è tornata definitivamente nostra dopo una lunga battaglia. Siamo agli ordini del nostro governo. Questa è una fase di trattative alla ricerca di una soluzione politica. Come tutti gli stati, manteniamo efficiente il nostro esercito, pronti anche ad un eventuale ritorno alla guerra. Cerchiamo di far vivere a civili e nomadi di questa zona una vita normale, risolvere il problema dell'acqua, togliere le mine. Le infrastrutture che stiamo creando a Tifariti ci permetteranno di tornare a vivere in questi territori liberati. L'ospedale e la scuola di Tifariti sono stati costruiti per ospitare i Sahrawi che dovevano recarsi a votare per il referendum di autodeterminazione stabilito dalle Nazioni Unite e che non si è mai svolto.
C'è Sid Ahmed Mohammed Fadal, il sindaco di Birtirisit, che è molto vicino, siamo a 10 km di Tefiariti. Come si vede c'è una infrastruttura già, con negozi, con un dispensario, con delle famiglie che abitano qui. Che madre del rovino? Intorno a questa piccola città ci sono, fra questi che stanno qui, i nomadi che stanno intorno, 150 famiglie. هذه الأرض أنت تربيت المواشي فيها تبتاب التجارة شوية التجارة. Ci sono come vedete gente che fanno un po' di commercio, ma la maggioranza di questa gente sono allevatori di camelli, capra. Perché qui? Perché c'è l'acqua soprattutto in questa zona e sono molto vicini a Tefiariti. Attendiamo per ore sotto il sole. Poi partiamo all'improvviso, senza alcun avvertimento. L'esercito del Polisario ha circa 20.000 uomini. Non ci sono segnali che siamo in una zona di guerra. Quartier generale del distretto della Seconda Armata, camuffato e protetto da rocce monumentali. Eccezionalmente i carri armati sono mossi per noi sotto gli occhi della Minurso, la missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale, che controlla il rispetto del cessate il fuoco. Un muro può assumere tante forme. Può essere fatto di 2.400 km di terra e circondato da circa 3 milioni di mine. O può essere anche un muro di silenzio. Per impedire le azioni di guerriglia del Polisario all'interno del territorio occupato dal Marocco, nel 1980 Re Hassan II inizia la strategia dei muri di sabbia. Si snodano su un percorso di 2.400 km, dal sud del Marocco fino alla costa atlantica, al confine della Mauritania, racchiudendo circa 200.000 km quadrati. I muri sono di sabbia e pietrame, preceduti da campi di mine, molte di fabbricazione italiana, e controllati da sistemi elettronici di sorveglianza e da punti di guardia armati a distanze regolari. Ci sono 135.000 soldati marocchini lungo tutto il muro, con un costo di $1 milione al giorno, per proteggere illegalmente un territorio ricco di fosfati, coste pescosissime e oggi anche petrolio. Oltre a dividere il popolo sahrawi da 30 anni, il muro ha cambiato anche il loro modo di vita, impedendo la transumanza di pecore e dromedari dei circa 10.000 nomadi che vivono ancora in quest'area nonostante le mine. Nel cimitero di Tefiariti ci sono sepolture marocchine e sepolture sahrawi, senza nessuna distinzione apparente. Le lapidi marocchine sono orientate verso Rabat e non verso la Mecca, come quelle sahrawi. Prima di lasciare i territori liberati, riusciamo a intervistare un ragazzo sahrawi che vive a Asmara, nei territori occupati dal Marocco, e che clandestinamente è venuto a trovare la sua famiglia. هذا نحبس منه جاسر تانتي سهراوي
sono stati imprigionati dai marocchini ed hanno subito torture. Molti si trovano ancora nel carcere nero di Laayoune ed anche in quello di Kenitra. I marocchini tengono la popolazione sahrawi sotto un pesante controllo poliziesco, impedendo ogni libertà. Per aggirare il muro dei marocchini, questo ragazzo deve passare dalla Mauritania, facendo 1500 chilometri, invece dei 150 che ci sono da qui a Smara. Arriviamo all'alba, agli accampamenti nel sud dell'Algeria, dove vivono circa 300.000 profughi sahrawi. Smara, El Aaiún, Auzerd e Dakhla, la più lontana. I nomi di questi villaggi sono gli stessi di quelli occupati dai marocchini, per non dimenticare. Il popolo sahrawi ha costruito i propri spazi di libertà e di resistenza nell'esilio, dotandosi di un governo democratico, di una costituzione che incoraggia la tolleranza religiosa e la parità fra i sessi. Chi ha visitato i campi rimane stupito per il loro livello organizzativo. Caso unico in Africa, i campi sono gestiti interamente dalla popolazione, ed in particolare dalle donne. Il loro ruolo, un tempo fondamentale nella vita nomade, è tornato ad essere centrale nella vita in esilio e nella lotta per l'indipendenza, mentre gli uomini erano al fronte. Le donne sahrawi sono fra le più avanzate nel mondo musulmano. Occupano un quarto dei posti nel Parlamento sahrawi. Hanno creato centri di formazione professionale femminili e centri di formazione per disabili. Sono medici, insegnanti, amministratori dei villaggi. Se ven aquí las conjuntivitis, que es la que él puede tratar como técnico, conjuntivitis e... Qui trattiamo congiuntiviti curabili a livello ambulatoriale ed in genere diagnosi di problemi legati alla vista. La visión él te la puede graduar a través de esto o de otro, la tabla esa donde ellos gradúan la vista. Eso es un hospital general. Questo è un ospedale generale. Siamo tutti medici generici ed infermieri. Non ci sono specialisti. I casi più gravi
Li inviamo a Tindouf o a Rabuni. Mi se ve, por ejemplo, los respiratorios si los tratamos aquí, neumonía, bronconeumonía, el asma. Curiamo problemi respiratori come l'asma, il diabete, se non presenta complicanze. Il nostro è un ospedale di primo livello. Dovendo sopravvivere grazie agli aiuti umanitari, soprattutto riso, farina, pochi vegetali, molti soffrono di malnutrizione cronica. Sono necessarie 2500 calorie al giorno, invece ne vengono distribuite solamente 250. Aquí nosotros tenemos nuestro hospital. Es un hospital compuesto. Esta es la farmacia. L'ospedale di Rabuni è formato da varie unità. Qui siamo nella farmacia. In questo periodo mancano le medicine. Da 4 mesi. Non ne riceviamo. Sta diminuendo l'invio di farmaci. E la entrata sta diminuendo. I medicamenti che noi produciamo qui, lo che possiamo fare. Nel nostro laboratorio possiamo produrre circa 50 specialità diverse. Elettromicina al 2%, questa è la povidona, l'opiramide, doxiciclina, omeprazol, ibuprofeno. Questi sono i medicamenti più utilizzati in questa temporada. Cada temporada del año y las enfermedades que nosotros tenemos en el hospital. In base alle principali malattie stagionali, riusciamo a produrre i farmaci richiesti dall'ospedale. Un convenio entre estas necesidades y lo que nosotros producimos. Gli aiuti umanitari da cui dipende la vita nei campi iniziano a scarseggiare. Qualcuno, forse, ha capito che questo potrebbe piegare la resistenza Sahrawi. Negli accampamenti non c'è energia elettrica e l'acqua è un bene raro. Le tende oggi sono sempre meno, sostituite da edifici in mattoni di sabbia e tetti in lamiera. Intorno ai villaggi, i recinti per il bestiame. In molte tendopoli sono state costruite scuole, ambulatori, pozzi per l'acqua e orti, dove prima esisteva solo sabbia. Come ci spiega questo contadino, qui ad Akla vengono coltivate cipolle, ma in futuro carote, bietole, foraggio per dromedari e capre. Prima, sempre in questa zona, c'era un orto, ma l'avanzamento della sabbia ha distrutto tutto. Per chi lavora questo terreno, il problema principale è il vento. Manca una barriera, un muro contro lo scirocco che impedisca alla sabbia di entrare nell'orto e distruggere tutto. Dopo 30 anni di vita in esilio, la memoria e le radici culturali vengono mantenute vive per le nuove generazioni nate nei campi.
per chi non ha mai visto la propria patria. La scelta per mantenere la memoria è quella di tenere alto il livello di scolarizzazione, con un tasso di alfabetizzazione raggiunto pari al 95%, il più alto di tutto il continente africano. Questa è la scuola 9 giugno, inaugurata nel 1978. È un collegio misto che quest'anno ospita 1200 bambini. Più del 70% dei bambini di questa scuola sono andati almeno una volta all'estero grazie alla solidarietà europea. E un nostro bambino è stato invitato a Ginevra per l'anno internazionale del bambino rifugiato. Un grosso problema è la mancanza nei dormitori di coperte e materassi. Ed un altro ancora, la mancanza di attrezzature per lo sport, giochi, TV, una videoteca. Per i bambini che tornano dall'estero, il mondo non è più soltanto la guerra e il deserto, ma case, treni, aerei. Questi bambini sono portatori di un messaggio. Fanno entrare in contatto molti cittadini europei con la realtà del nostro popolo. Ma è anche uno shock psicologico per loro, l'impatto con questo mondo nuovo e di ritorno poi alla realtà dei campi. Hanno bisogno di almeno 2 settimane per riadattarsi. Liberare l'essere umano per noi vuol dire creare una persona libera, libera dall'ignoranza, ma soprattutto una persona tollerante che capisce che il mondo non è soltanto questo pezzo di deserto dove siamo noi. Ci sono altre persone, altre culture, altre religioni. Bisogna rispettare tutti. Cercare di convivere con la diversità degli altri. Per i Sahrawi, la fede religiosa islamica è un fatto puramente personale, lontano da ogni forma di integralismo e violenza.
نقلوله جراح